La grinta sempre arriva dalla voglia di provare sempre la tua volontà. Nasce sempre di un giocatore che non vuole mai perdere. Perché gioco basket, prima neanche lo conosco, però facevo parte di uno sport che era il calcio. Poi ero in Marocco a Tangere e ho visto una squadra che giocava basket in carrozzina. L'ho visto, li ho osservato un po' come giocano, come, finché ho provato anch'io. E poi mi è piaciuto, e ho cominciato anche io a praticarlo, a sfidare me stesso e tutti quanti. Sì, mi ricordo una partita, era la prima, era una partita amichevole con l'Australia, a Varese, con un ritiro di nazionale che l'hanno fatto tutti e due, sia Australia e nazionale italiana. Era il primo giorno che ho cominciato con la nazionale, anche il primo giorno quando ho avuto la cittadinanza. Io comunque quando prendo il pallone, basta, come uno che prende una macchina, devi partire, è una macchina veloce, devi correre, anche quelli che non rispettano i limiti. Così la disabilità non deve rispettare il limite, comunque dici che non posso, no, non esisti, sempre bisogna provare. Devi rompere sedi, tipo devi sfidare quelli che arriva davanti, devi sfidarlo, non può dire che non posso. Mangio tranquillo e non penso subito alla partita, dico quando arriva la partita. Farò la partita come sempre, anche quando ho una partita ansiosa, vieni un attimo, però ogni giocatore le serve quell'attimo di ansia che devi giocare, che è una partita importante, e così lo affronta molto bene. Se dici facile così, sarà fregato. Se perdi, devi imparare comunque perché hai perso, però se perdi sempre, perdi la voglia di giocare, di fare per ogni cosa comunque, non solo per lo sport, che per la vita. E migliorare sempre, sì. E vincere vuol dire che la gioia, che uno che vede il suo lavoro che ha fatto con la squadra, con se stesso. In Marocco trovi gente che conosci, più la famiglia, più così. E qua adesso anche mi trovo bene comunque lo stesso. Sì, conosco anche tanti amici, tanta gente. Solo adesso differenza fra qui e Marocco, c'è lì più famiglia. La famiglia è qua, conosci il tuo sangue, conosci il tuo gente che sei cresciuto con loro e la famiglia sarebbe l'unità. Ah, siamo fratelli e sorelle, siamo sette e zie saniamo tante e più altre. E il basket. Il gruppo ti insegna a vivere con amici, con conoscenti, ti insegna a
andare sempre avanti e poi la felicità, trovi la felicità e ti insegna sempre di andare avanti.